bisogna proprio che mi decida a mettere a posto questi libri. Sono Lorenza Maldicenza del Menzognero. Largo alla stampa, la gente vuole sapere. Presto, inquadra qui e riprendi bene là. Bravo, primo piano, sei un cameraman provetto. Ti manca solo la parola. Salve, posso rubarle qualche minuto? No. Vorrei porle qualche domanda sul famoso libro dei libri. Lei sicuramente avrà sentito la notizia del furto commesso al museo. No, non ne so niente, non guardo la televisione, non leggo i giornali e non mi interessa quello che succede. E poi lei chi diavolo è? Ma come? Non mi riconosce. Sono Lorenza Maldicenza. Il mio giornale mi ha incaricato di fare un servizio sul furto. Mi dica, ha notato qualche movimento sospetto in biblioteca? Guardi, qui è sempre tutto un via vai di gente, chi cerca questo, chi cerca quello, chi fa domande strane. Ecco, vede ad esempio quel tipo che è appena entrato. Si chiama Umberto Eco. E tenta di fare lo scrittore. Uno scrittore? Interessante. Ma è un fallito. È capace solo di scopiazzare qua e là. Ha pubblicato, naturalmente a sue spese, un solo libro con la casa editrice Lidl, il discount della letteratura. E il titolo? Il cognome della rosa. Si figuri, vede come fa, legge un po' qua, un po' là, poi gli rimangono in mente solo i titoli e li ripete ossessivamente. Io lo assecondo, sa, mi fa un po' paura. E poi ha anche la mania dell'opera lirica. Candida è sola, che sta facendo? Tutta elegante, forse sta uscendo. Mattino bambole, taglio cipolle, faccio il soffritto che fa le bolle. Ma non vede che sto riordinando i libri? Candida, non faccia così, mi accolga. Senza orgoglio e pregiudizio. È arrivato Delitto e Castigo. Stanno bene i fratelli Karamazov. Ma guardi, ma non vede che siamo in due? C'è anche una famosa giornalista, la signora Lorenza Maldicenza. Una giornalista? La calunnia è un venticello. Ma che venticello e venticello! Quando mi ci metto io so essere come la tempesta! Oh, vedo che lei ha l'eleganza del riccio. Oh, ma torniamo noi, cara Candida. Oh, guardi come mi ha ridotto l'amore per lei. Consideri se questo è un uomo. Io sono uno, nessuno, 100.000. Poi, senta, sto male. Dovrò farmi visitare dal dottor Zivago. Secondo me è il malato immaginario. Candida, io per lei sarei disposto a spendere il capitale. Ma chi si crede di essere il piccolo principe e di vivere sull'isola del tesoro nel palazzo del conte di Montecristo? Candida, venga con me, via col vento. Attraversiamo assieme la valle dell'Eden su un tram che si chiama Desiderio. Perché noi?
Noi siamo i promessi sposi. Avvisiamo Don Chisciotte, facciamo festa al ristorante Il Gatto con gli Stivali e partiamo per il giro del mondo in 80 giorni. Ma che melenso, mi fa venire la nausea. Piuttosto 100 anni di solitudine. Vado 20.000 leghe sotto i mari, faccio un viaggio al centro della terra e mi ritiro nella capanna dello zio Tom insieme ai miserabili nel deserto dei Tartari. Sì, sì, e là ci daremo la mano, là mi dirai di sì. Un bel dì vedremo che Umberto prende il treno. La solitudine dei numeri